Tutti quanti vi ricorderete ovviamente della pagina Facebook famosissima. Come si scarica Paperino Operazione Papero per PC? Vi prego, qualcuno mi aiuti, non ce la faccio, sto per impazzire. Era tipo una roba del genere il nome della pagina. Ora, il problema qual è? È che effettivamente io non ci sono riuscito, cioè io non posso aiutarlo perché io non ho scaricato Paperino Operazione Papero per PC, ma l'ho scaricato per PS2. Quindi in realtà ho reaggirato il problema. Paperino Operazione Papero era un gioco per PS2, diciamo, particolare, che io ci sono legato per motivi di infanzia, è stato il mio primo gioco per PS2. E quindi niente, oggi ho deciso di ritrovarlo per PlayStation 2 perché sono ancora di là, bellissimo. Ed è il momento di avviarlo. Vai. Oddio, la cutscene! Mi fa troppo ridere la voce di Paperino, non ce la faccio. Presto, Paperino, accendi la TV. È chi è questo personaggio? Questo è Archimede, me lo ricordo. Questo è Archimede. Non è zio Paperone quello, raga. Non è zio Perone. Non è zio Perone, non è zio Perone. Gastone, è Gastone, è vero. Grazie, Robert. Mi trovo nel misterioso regno di Merlock. È fantastica. Guardali tutti che seguono sta femmina. Le iene, letteralmente. Paperina è... Stavo per dire chi è Paperina. Chi è là? Questo è il cattivo. Cazzo, è il cattivo, non è vero. Non uscirai più da qui. Oh, no, lasciami, mettimi giù. Paperina è in pericolo. Devo salvarla. No, abbassa il braccio. Ah, ok, il dito. Madonna, mi sono cacato. Non ce la fa, mi fa troppo ridere. Posso aiutarti a raggiungere il regno di Merlock? Il regno con di Merlock? Con la mia incredibile macchina per i viaggi spazio gamma temporali. Sto arrivando, Paperina. Ti salverò. Ehi, è andato via troppo in fretta. Ho bisogno del tuo aiuto. È del 2000 sto gioco. Ragazzi, è del 2000 sto gioco. È uscito 22 anni fa. Wow. Allora, intanto voglio testare una cosa dei giochi per PS2, ovvero quello che succede se rimani fermo. Nei vecchi giochi c'è sempre sta cosa. Vai, Paperino, fai qualcosa di... Brutta testa di cazzo. Poi c'è sta cosa che se tipo ti giri velocemente fa tipo... Sì! Atomico, atomico. Allora, devo entrare qua. Perfetto. Il limitare della foresta. Oh mio Dio, mi sono appena ricordato del gameplay. Se con questi 5 dispositivi in un tempo uguale o okay. In un secondo, sullo schermo apparirà una delle lettere che compongono la parola speciale. Bastardo. È letteralmente Crash Bandicoot comunque. Vita in più. L'effetto sonoro della vita sembrava un effetto sonoro uscito dalla Mediaset. Ok, quindi il succo d'arancia mi dà energia, godo. Cos'è un checkpoint quello? Ma guarda come corre che si tiene il cappello. Perché gli cade giustamente. C'è un nemico atroce. Una capra. Bastardo. Ma ci sono dei tizi in trattore. Che ci fanno qui dei tizi in trattore? Ho scoperto un segreto. Non volevo picchiare il bagno. Bel lavoro, Paperino. Ma che cazzo, non l'ho fatto apposta. Non lo sapevo. Quindi ho trovato un segreto. Tizio col trattore. Sium, sium. Mica, ma Paperino ha un'ira incredibile. Paperino è una delle persone più iraconde che io abbia mai visto nel Disney Cinematic Universe. Scusate, ragazzi, mi sono distratto per parlare della ira furibonda di Paperino e sono stato buttato giù. No, dicevo, Paperino è... Sei appena stato colpito, Paperino. Sei un Paperino arrabbiato. Un Paperino arrabbiato. Ok, quindi crepo solo più. Ah, ma vado tipo in Berserk. Guarda che figata. No, dicevo, Paperino ha... Perché ogni volta che devo parlare di Paperino e la sua furia moribonda vengo massacrato? Dicevo, Paperino e la sua ira furibonda è una delle cose più spaventose dell'universo della Disney. Infatti, guarda, distrugge i tizi col trattore con un pugno. Grazie, Quico è qua. È una super mossa. No, vabbè. Salta su 3 o più avversari di fila. E mentre sei ancora in aria, premi il tasto R1. Poi avrai 3 secondi per effettuare la combinazione di tasti della super mossa che desideri eseguire. Facile, no? Ma che vuol dire? Ma è difficile. Cioè, devo saltare in testa a 3 nemici e premere la R. Guarda e impara. Sì, vabbè, ciao. Diciamo che non sto utilizzando proprio un controllo della PS2, quindi diciamo che questi tasti per me sono un pochino obsoleti. Poi ha detto che ti puoi allenare nella palestra. È questa la palestra? Ah, la palestra, Pog. Ciao, qui qua.
Ma se premo R1 urla e basta. Non ce la farò mai, aspetta, devo riuscire a fare questa combo. Ma quante volte l'ho premuto? Ma l'ho premuto una volta! Ma non l'ho premuto una volta! Non ho premuto quella sinistra! E allora, lo faccio solo perché ormai ho perso un sacco di tempo. Però in game... E quindi è totalmente inutile! Secondo mondo, vai, non perdiamo altro tempo. La gola. Comunque è gestito a mondi, figo. C'è tipo il mondo 1 con 5 livelli. Sium, madonna, sono il distruttore dei mondi. Sono io, sono l'ira condo paperino. Ucciderò voi, le vostre famiglie, i vostri genitori solamente perché sono incazzato di natura. Puzzole di merda, che cazzo ci fate nel mio universo? Andatevene via. Sono stato colpito! Mayday, sono stato colpito! Ma... scusate raga, colpa mia. Ma io da piccolo esattamente, come facevo a non sclerare giocando a sto gioco, porco Giuda? Cioè dovevo tipo impazzire da piccolo, mi mettevo a urlare, a picchiare i miei genitori non appena entravo in stanza e io non ero in condizioni di essere educato e gentile. Ma mi ha lanciato una ghianda! A pezzo di merda! Ho dato un pugno all'ape. Non so perché questa cosa mi ha fatto molto ridere, ho immaginato io che Earl do un pugno ad un'ape. No! Calcio in culo. Attenzione ai rovi. Ma porco Giuda. Ok. Godo! 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 Livello 3 su 4 e poi c'è il boss. La scogliera della paura. Grandi nomi della Disney. Bella per Disney che ha ammazzato i Lemmings. No, questo è in 2D. E questa allora sarà ancora più facile. Sono immortale, credo? Sì, sono immortale. Sono un'effettiva testa di cazzo. Sono immortale, sì, ma non dalle... non dalle cadute, zio Pera! Sium, sium, sium! Scusatemi, scusatemi, ho impanicato troppo. Non ho capito più niente, non sapevo come difendermi. Vai, 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 vai! Per me sta cosa è un segreto, per forza. Ottimo giocatore di Paperino, Operazione Papero. Quanto cazzo dura sto livello? Quanto cazzo dura sto livello? Ce la tu, guarda, salto in testa a 14 nemici e devo morire così. Ma... ah, solo in testa a 3 nemici. Se salto in testa a 4 nemici non funziona. Buono a sapersi. Ah, finito. Perfetto. Esplode Foggia. Mondo 4, il sentiero degli orsi, vai. Presto avrai il grande onore di assistere alla mia conquista del mondo! I miei amici verranno a salvarmi e ti fermeranno. Davvero? Paperina sa di merluzzo. Bene, ho una piccola sorpresa per loro! Ma che è? No, la mano di Super Smash Bros. Brawl! Andate ora! Oh mio Dio, non mi dire che è un inseguimento, se no mi metto a piangere. Sono caduto giù dalla mappa, ragazzi. No, ragazzi, ma mi ha preso. Cosa ho sbagliato? Non devo fermarmi un attimo, raga. Ma è più veloce di me, guarda. No, no, che ansia, cazzo, mi ha preso! Mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso! Perché mi cago addosso questi giochi? Non è possibile che un gioco della Disney per PS2 mi faccia cagare addosso. Questo cos'è? Il quinto mo? Vediamo. Gastone, ciao! Guarda la qualità degli alberi dietro. La mia testa che scompare e ricompare. Ciao, Paperino! Che modelli di grafica incredibili. Ciao, Fra. Ti sta casca qualcosa in testa. Ehi, ho trovato una monetina.
È il momento di battere il boss della camorra. Ma ha detto ma che cazzo? Madonna, Dark Souls. Ma perché non si muove? Madonna, raga, mi sto incazzando però con questo controller. È l'attività di un piede. Però è molto divertente quando fa clank nella testa. No. Cazzotto sul muso. Boss della camorra, una vita rimasta. Ma poi scorreggia, ma... Che imbarazzo. Che imbarazzo. Si scorreggia quanto vuoi. Scorreggiami addosso i tuoi figli. Tanto è orribile che lui scorreggi i suoi figli solo per uccidermi. No 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 no. Sì, ho distrutto il boss di Piemonte. Ha fatto clank. Boss finale sconfitto. Elden Ring finito. Sei stato grande, Paperino. Grazie, Archimede, con problemi di texture. Dovrai arrivare in cima alla torre della banda Bassotti. Greve, la banda Bassotti. Stiamo andando in sud Italia. Sarà una pacchia. E questo? Godo, minchia, quindi mo si va in città. Sì, andiamo a Catania. First Avenue. Quanto è cambiato, ma poi che inquietante quei nemici. Ma mi attaccano oppure si fanno i cazzi loro e basta. Ma ho sentito il wah di Crash Bandicoot, è la mia impressione. Scusate ragazzi, potrei essere caduto dalla mappa. Sì, sono i gabbiani che fanno wah! Godo, godo, le siummetto. Pensavo fosse più in alto il salto. Ok, questi cosi mi portano indietro, buono a sapersi. Ah, perché la spazzatura mi lancia cose? Ma è veramente Napoli? Ah. Cosa fanno queste cose? Sono cattivi? Sì, tutto è cattivo. Tutto è cattivo in Sud Italia. Ma perché è così cattivo? Mo ci divertiamo là in mezzo, guarda. Ecco. Madonna, mi sto impegnando in un modo che voi non avete nemmeno idea. Rage quit 90% completato. È che nella mia vita non ho mai dato un pugno a un gabbiano! Ok, ma no, ma... Dai, quanto manca alla fine del livello? Quanto manca, porca... Ah! Bella, Paperino. No, non voglio un'altra combo di merda qui, qua. Calcio manga, ma vaffanculo. Non voglio il calcio manga, non mi piacciono i manga, non sono mica un weeboo. Vai, secondo livello. I grattacieli della città. Ah, in 2D. Godo. Diciamo che aumentare il campo potrebbe essere una soluzione. Non so, non vedo, ma dove devo andare? Il gamers, il gaming analogico, il gaming digitale. Perché mi va a sinistra? Porca troia, oh. Niente, oh. Oh, comunque in sto gioco tutto ti uccide. La Disney ti insegna che nella vita ti uccide ogni cosa e che ci vuole pazienza, cosa che io non ho. Ah, mi sa che non arriva la piattaforma, ma devo scendere. È che c'è un atroce problema di cam e non con la U. Andiamo sul sicuro. Godo. Problema di sborra risolto. Fum. Pom 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 pom. Ma cosa mi ha colpito di... Sì, vabbè, ma quella parte era un inferno. Meno male che l'ho passata con il power up. Godo, l'ho finito. Madonna, sto gioco mi fa venire un enorme problema alla prostata. Strada principale, minchia, qua c'è la mano, vuoi vedere? Vaffanculo, non lo vedo però. Come fa la mano a essere più veloce di me? Guarda, mi ha raggiunto! Ok, credo sia un discorso di prospettiva. Ma guarda, ma mi prende! Come? Cioè, ma un bambino per PS2, come cazzo fa a sopravvivere a questo inferno? No, 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 no! Ma poi la cosa tremenda è che lo devi riniziare da capo se sbagli. Ah no, non è vero, scusatemi.
Niente. Ah, ma era qua il finale, vaffanculo. Suca, suca, devi sucarmela. Devi sucarmela a mano. Anzi, non sai che devi fare, devi farmi una bega sega con quella mano. Scusate, un bambino che gioca a Paperino Operazione Papero per PS2 non direbbe mai una cosa del genere. Quarto livello, sì, quarto livello, boss. Ciao Gastone. Ciao Paperino. Indovina un po' di noi che rimarrà infettata. Cosa devo fare di preciso? Ma la palla non ha l'ombra. Come faccio a capire la prospettiva? Ma si spostano in giro per la mappa, ma... Raga, ma è difficilissimo sto gioco. Raga, se io non capisco la prospettiva, come... Madonna! Gli ho dato un cazzotto, l'ho spedito letteralmente nelle repubbliche amministrative speciali della Cina del Sud. Devo mettermi qua, immagino. Guarda, guarda. Ora verrà di qua. Bonk. Yeet! Mo' voglio vedere con le bombe. Niente, mi ha preso. Non devo farmi colpire, raga. Non ci credo, non ci credo. Che palle, ma perché devo parlare? Ma perché posso stare zitto e basta? Raga, dove sono caduto? Non mi dire che aveva fatto un buco. Mamma, vaffanculo. Ti picchio, palla di merda. Allora, il problema è che senza ombre non capisco la profondità. Non capisco la profondità. Devo scappare come un pazzo e basta. Devo farlo, ragazzi, scusatemi. Devo farlo, mi dispiace, ma devo correre ad antichi ripari. Devo farlo. Anche un ex gamer perde a Paperino Operazione Papero per PS2. Siummi quattroce. Mi voglio mettere a piangere. A quanto pare quando cade è un nemico che va ittato saltandogli in testa o dandogli un pugno. E io mi sono impegnato troppo e mi ha colpito lui al posto mio. Vabbè dai, ciao. Impossibile. Non si vede l'ombra. Non si vede l'ombra. Ma stiamo scherziamo. Vai, buttami le bombe, sono pronto. No, m'ha preso. Non ci credo, m'ha preso. La comunità delle palle. Vabbè, vaffanculo. Goduria, godimento. Quando il godimento si muove in modo molto casuale, quindi non verrà mai di qua. Adesso posso mandarti fino al maniero di Amelia. Amelia non era la strega? L'atrio dei fantasmi. Vai. Amelia abita in una di quelle case strane. Di quelle persone che seguono uno stile di vita alternativo basato su... Wow, Frankenstein da merda. Tipiche case di Forlimpopoli comunque, se posso aggiungere. Vattene a fare in culo, ecco. Sabacuno Maiku, vattene a fare in culo. No, in realtà Sabacuno non c'entra. Ma dove devo aspettare di preciso? Gioco di merda. Gioco del cazzo. Vaffanculo. Chi sei tu qua? In sedia a rotelle. Chi è questo qua col mantellino? Vi odio tutti. Le patate. Perché sta scomparendo la casa dietro di me? Perché sta succedendo sta cosa? Che cosa ho fatto? Finto invalido di merda. Ma vaffanculo. Pure lanciafiamme pure. Ma dove cazzo siamo? Batte. Vi posso assicurare che la combo controller che non funziona e io che sono una persona frettolosissima mi sta facendo incazzare non poco. Cosa sono quei cosi? Ovviamente io non riesco ad aspettare che se ne vadano. No. Non andare avanti da solo, Paperino. Mettiti le mani nel culo, Paperino. Mettiti le mani nel culo, cosa m'ha preso? Madonna, ma cosa mi prende? Mamma mia, cosa c'hai, Paperino? Un'ulcera fulminante, cos'è? Coi enorme da prospettiva!
prospettiva, la prospettiva, la prospettiva. Tuo padre morto, tuo padre che gira defunto, che sta passeggiando per i corridoi di casa tua morto, stecchito con le gambe in aria. Si è rotto il controller. Raga, Paperino, operazione Papero. Spero vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao, raga.